Bentrovati a TG, telegiornali a confronto. Allora, ogni sera milioni di italiani guardano il telegiornale, per limitarci solo ai TG che noi monitoriamo sono circa 16 milioni, ma per voi che cos'è il telegiornale? È un'abitudine, un bisogno informativo, un rito? E poi quanto il telegiornale condiziona il nostro umore, le nostre scelte, i nostri comportamenti? Questa sera a TG abbiamo la persona giusta a cui chiederlo, lo psichiatra, psicoterapeuta, professor Tonino Cantelmi, benvenuto. Grazie. Allora guardiamo subito insieme le aperture dei telegiornali di questa sera. Palermo ha scelto di rimanere in silenzio l'assassino di Carmela durante l'interrogatorio in carcere. Non c'è pentimento in lui, dicono gli inquirenti. I compagni di scuola della 17enne massacrata a coltellate per difendere la sorella maggiore l'hanno ricordata con un'assemblea e una messa questa sera fiaccolata nel quartiere. Sono 11 gli assessori della giunta di transizione di Roberto Formigoni. Il governatore della Lombardia ha confermato il leghista Gibelli nel ruolo di vicepresidente e scelto 10 tecnici. E mentre Formigoni accelera i tempi per varare subito la riforma elettorale e andare il prima possibile a votare, la Lega dai gazebo indica il proprio candidato. In testa c'è Roberto Maroni. In forte aumento a Taranto la mortalità legata all'inquinamento, quadruplicati i tumori tra le donne, i dati presentati dal ministro Balduzzi. I partiti della maggioranza contro il governo Monti sulla legge di stabilità, PD, PDL, UDC sulla stessa linea, niente IVA in più, niente riduzione dell'IRPEF, no alle norme sulla scuola, una richiesta che in qualche misura risente del clima preelettorale. Vediamo le carte e discutiamo, dice conciliante Palazzo Chigi, ma Grilli avverte, non c'è spazio per controriforme, i saldi non si toccano. Legge di stabilità, pressing dei partiti, Monti incontra Casini, poi vedrà PDL e PD, modifiche richieste su fisco, scuola e famiglia. Terremoto dell'Aquila, condannati a 6 anni, 2 in più di quanto chiesto dall'accusa, i 7 componenti della commissione grandi rischi, riconosciuti colpevoli di non aver avvertito del pericolo. Boschi, sono avvilito e disperato. Il Tribunale dell'Aquila ha condannato a 6 anni di reclusione 7 membri della Commissione Grandi Rischi per mancato allarme. La difesa, sentenza sbalorditiva. Allora, atroci delitti, tumori, terremoti e poi ancora le tasse. Cantelmi, glielo chiedo subito, i telegiornali sono un fattore di stress? Assolutamente sì, non c'è dubbio, linguaggio veloce, incalzante, notizie terribili. E il telegiornale è una fonte di ansia per tutti noi, ma per i bambini in modo particolare, specialmente se lo guardano da soli, perché c'è un andato di fatto, spesso i bambini guardano il telegiornale da soli e davanti a queste notizie non hanno un adulto vicino che li possa tranquillizzare. Importante questo che ci dice, quindi seguire i bambini magari durante l'edizione dei telegiornali. Invece noi adulti perché li guardiamo se ci stressano tanto? Noi adulti li guardiamo perché non possiamo farne a meno, abbiamo bisogno di sapere cosa sta succedendo nel mondo. Ovviamente questa lente ingrandisce in modo straordinario alcuni fatti e questi fatti ci traumatizzano, non c'è dubbio. E adesso andiamo allora subito a vedere insieme uno di questi fatti ansiogeni, forse il fatto ansiogeno per eccellenza, il terremoto. Guardiamo insieme. Dura sentenza al processo per le vittime del terremoto dell'Aquila. I 7 membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a 6 anni di carcere per omicidio colposo multiplo, una pena superiore a quella richiesta dalla Procura. Dovranno inoltre risarcire i danni ai familiari delle vittime in parte civile. Alla base dell'accusa l'aver sottovalutato il livello d'allarme, l'aver rassicurato la popolazione provocando morti altrimenti evitabili. La difesa aveva definito il processo inquisitorio e medievale. Terremoto dell'Aquila, 6 anni ai componenti della Commissione Grandi Rischi per omicidio colposo plurimo, Barberi sentenza sbalorditiva, i terremoti non si prevedono. L'Aquila sentenza senza precedenti, 6 anni di carcere alla Commissione Grandi Rischi, quella che rassicurò i cittadini una settimana prima della scossa fatale dell'aprile 2009, che provocò oltre 300 vittime. Avvertimenti insufficienti, dicono i giudici. Mai nessun tribunale aveva giudicato la prevedibilità e la prevenzione di un evento naturale. Per i giudici sottovalutarono il pericolo del terremoto che distrusse l'Aquila, condannati a 6 anni i tecnici della Commissione Grandi Rischi. Beh,
forse se dovessimo fare una classifica delle notizie che generano più ansia, quella relativa ai terremoti sarebbe ai primissimi posti. Tutto ciò che per noi è imprevedibile ci genera ansia, anche il comportamento di una persona quando è imprevedibile ci genera ansia. Noi abbiamo bisogno di prevedere e di sapere cosa sta succedendo. Siamo dei piccoli scienziati che vogliono sempre conoscere quello che sta succedendo. Ecco, lei ha toccato la parola chiave della notizia di oggi, imprevedibilità. Ecco, questa condanna di oggi che costituisce un precedente che non si era mai verificato, ovvero dei tecnici condannati per non aver appunto previsto nella dovuta misura, con il dovuto allarme, quanto accaduto, come incide su chi ha come dire, subito delle perdite, dei traumi per il terremoto? Adesso non vorrei scomodare grandi nomi, si parla della teoria del capro espiatorio. Ma direi questo, direi che senz'altro noi cerchiamo sempre in qualche modo un colpevole, abbiamo bisogno sempre di crocifiggere qualcuno, qui non so se realmente sono o non sono colpevoli, questo non dipende da noi giudicarlo. Però vorrei dire che questa notizia ci costerna ancora di più, perché di fatto non abbiamo nessuno che oggi sappiamo che nessuno ci può tranquillizzare, nel senso che la fallibilità umana davanti ad alcuni eventi è straordinaria e noi siamo veramente in balia di forze incredibili. Ma qual è, a suo avviso, il giusto bilanciamento tra lanciare l'allarme e generare una nevrosi? Troppe volte abbiamo lanciato allarmi inutili, allarmi che hanno suscitato reazioni incontrollate. Questo indubbiamente va evitato. In questo caso non saprei cosa dire, ma certo che il terremoto è qualcosa che ci mette tutti in difficoltà e magari potessimo prevedere davvero quello che succederà. Abbiamo parlato di classifiche, continuiamo a parlare di classifiche, ma di tutt'altro genere. Italia agli ultimi posti in Europa per la corruzione, come Macedonia e Ghana. Monti mina la fiducia dei mercati, batterle è una priorità del governo. Nella classifica della corruzione l'Italia è al 59esimo posto con il Ghana e la Macedonia, e quanto emerge dal rapporto sulla corruzione, gli italiani sono consapevoli di vivere in un paese corrotto. Al primo posto c'è la corruzione politica, poi quella del settore privato e quella della pubblica amministrazione, e sulla legge anticorruzione i giudizi politici sono contrastanti. Italia maglia nera nella lotta alla corruzione, siamo al 69esimo posto insieme a Ghana e Macedonia. Nelle grandi opere costi lievitati del 40%. Il Premier mina la fiducia dei mercati, è una priorità. Prima c'era la temperatura cosiddetta percepita, adesso si parla di corruzione percepita, ovvero quella che gli italiani pensano sia sussista nel nostro territorio internazionale, abbiamo sentito a livelli altissimi. Non è un po' forse una nostra caratteristica nazionale quella di autodeprimerci in questi casi, paragonandoci davvero a paesi come Ghana e Macedonia? No, direi che qui c'è una novità. Per la prima volta noi cominciamo ad indignarci rispetto ad alcune notizie di corruzione o di falsi arricchimenti. Questa è la crisi. La crisi genera una nuova gerarchia di valori e non sopportiamo più questo fiume di denaro che corre in modo incontrollato. Direi che finalmente su questo c'è una percezione da parte dei cittadini diversa. Eravamo tutti troppo conniventi, finalmente cominciamo a essere persone che si ribellano alla corruzione. Interessante questa lettura di uno sdegno che potrebbe essere preludio a un risveglio. Mi incuriosiva anche questa chiosa di Monti, la corruzione che mina la fiducia dei mercati. Ecco. Non si esagera un po' con questo rapportare tutto alla fiducia dei mercati? La corruzione va debellata anche per altri motivi? Il mercato è il grande dio dei nostri tempi e va bene, è un grande idolo, ma voglio dire, di fatto è vero, mina la fiducia perché noi all'estero veniamo visti come persone troppo corruttibili. E adesso parliamo di conflitti. Governo sotto assedio della maggioranza parlamentare che chiede correzioni alla legge di stabilità, Palazzo Chigi incassa le nuove richieste di Enrico Letta per il PD e di Pier Ferdinando Casini dell'UDC. Il ministro Grilli è pronto alle modifiche e fiducioso, dice di vedere la luce in fondo al tunnel. E domani ci sarà il colloquio tra Mario Monti e Silvio Berlusconi. Il PDL, se in Parlamento arriverà questa legge, difficilmente sarà approvata. Letta, miglioreremo la legge di stabilità in Parlamento, Casini serve più equità, Monti aperto a confronto ma saldi invariati, la Fornero contestata a Torino. Alto là dei partiti alla legge di stabilità, colloqui di Monti con i leader della maggioranza che chiedono modifiche. Lombardia, Formigoni annuncia la nuova giunta, Polverini, nel Lazio non si vota quest'anno.
Lo abbiamo identificato come un girotitoli di conflitti, in realtà è un girotitoli di politica, però i termini che ritroviamo sono, come dire, da guerra guerreggiata, perché mi casca l'occhio sull'assedio che ritorna anche sia nel TG3 che nel TG4 e la manovra nel mirino, un altro termine militare. La rappresentazione della politica in queste forme, appunto un po' belligeranti, nuoce alla comprensione dei fatti politici o la favorisce? Beh, di fatto siamo un po' in guerra da questo punto di vista, usiamo molto il conflitto, la demonizzazione dell'avversario come modalità di affermazione politica. Peccato perché, per esempio, tra questi titoli qualche parola di speranza si poteva tirar fuori di più. Vedere la luce e vedere che il tunnel sta finendo potrebbe essere per gli italiani un grande segno di speranza. Ecco, appunto, come reagiscono gli italiani nella loro psiche a questo continuo flusso di brutte notizie relative alla crisi? È una, quasi, come dire, introiettando un senso di angoscia? La sensazione che abbiamo è che il tema della crisi tolga un po' la speranza del futuro e soprattutto la capacità di progettare il futuro. E questo riguarda soprattutto le generazioni più giovani. Ecco, direi che questo forse è il danno maggiore dal punto di vista psicologico della crisi. Scippare la speranza in futuro. Lei ha parlato di giovani, continuiamo a parlare di giovani perché oggi ne ha parlato anche il ministro Fornero. Sentiamo cose, come è il caso della giornata. Il ministro Fornero scatena l'ennesima polemica, ma poi viene pesantemente contestato a Nichelino durante il dibattito sulle riforme sociali. Urla e fischi da un gruppo di Cobas e di Rifondazione. Sono avvilita, dice la Fornero, che aveva definito i giovani sciusi, cioè schizzinosi, nella ricerca della prima occupazione. Il ministro Fornero ai giovani: quando cercate il primo lavoro accontentatevi, non siate schizzinosi, ed è polemica. Contestata a un convegno a Torino, lascia l'aula. Lei diceva i giovani sentono un po' come se il loro futuro sia stato scippato, avvertono questa sensazione, ma chi glielo ha scippato questo futuro? Perché forse siamo un po' troppo severi con i giovani, adesso oggi la Fornero li ha chiamati schizzinosi, in passato sono stati chiamati pigri, bamboccioni, in realtà la generazione che li ha preceduti non è che abbia apparecchiato una gran tavola imbandita per loro. Ma direi che forse è l'ora di smetterla con questo continuo assalto alla diligenza dei giovani. Io direi che se oggi 1 miliardo di persone su Facebook è dovuto a un ragazzino di 19 anni che ha inventato Facebook. Quindi i giovani probabilmente hanno molte più capacità di quello che noi immaginiamo e che in Italia c'è una progressione nella crescita molto bloccata da una generazione forse troppo dinosaura, troppo ferma, troppo stantia, che occupa i posti ed impedisce una mescolanza, una progressione nei nostri giovani. Questo fa riferimento sempre un po' alla cultura anglosassone, la Fornero ha usato un termine inglese, choosy, da parte dei tecnici, già la parola tecnico fa pensare a una crisi, a una sofferenza, di solito uno va dallo specialista quando sta male. Ecco, se dovesse dare un suggerimento a questi tecnici per rivolgersi in maniera un po' meno ansiogena a noi tutti. No, ma non cambia, sia se usa una parola inglese sia se usa il termine bamboccione, cioè la verità è che è come se noi più anziani ci difendessimo dalla possibilità che i giovani hanno di rivoluzionare davvero l'Italia e quindi utilizziamo queste categorie per stigmatizzare i giovani. Assurdo. Bene, sicuramente il ministro Fornero ha sbagliato qualcosa nei toni oggi. Continuiamo a parlare di toni. Violentati dal vicino di casa, l'orco, un insospettabile ragazzo di buona famiglia della ricca Brianza, abusava da anni di 3 bambini, un orrore emerso solo ora grazie al coraggio di una delle giovanissime vittime che si è ribellata. L'attesa è quella di una finalissima, stasera Obama e Romney si giocano lo spareggio davanti a milioni di americani, i sondaggi danno i due candidati perfettamente alla pari e spunta persino uno scoiattolo preveggente che ha già decretato il suo vincitore. Adesso lei, professore, dirà che io sono matto ad aver accostato questi due titoli, magari qualcuno lo pensa anche a casa, sono due titoli che apparentemente non hanno nulla in comune. Perché li abbiamo messi insieme? Perché
questa è la mia impressione, adesso la verifichiamo con lei, che in entrambi i casi si sia un po' stavolta la notizia. Partiamo dall'orrore della porta accanto, 3 bimbi violentati, una notizia di cronaca senz'altro forte, già forte di suo, i toni scelti per raccontarla la sovraccaricano di pathos. Andiamo a Obama-Romney. Una sfida importantissima dalla quale forse dipendono i destini dell'intero pianeta. Qui c'è un gioco al contrario invece, quasi ad alleggerire la notizia, a sfumarla con quel riferimento allo scoiattolo che avrebbe predetto la vittoria di uno dei due. Ecco, l'accostamento è poi così arbitrario che abbiamo fatto tra queste notizie? No, perché il linguaggio giornalistico va o dall'orribile, da qualcosa di truculento che susciti emozioni incredibili, oppure dal teatrale istrionico che in qualche modo rende tutto più fatuo. Io direi che è come se voi giornalisti foste convinti che gli spettatori non possano ragionare, riflettere in qualche modo, ma hanno bisogno di emozioni o forti o istrioniche. Ecco, e in questo caso in particolare, come dire, scegliere, come dire, di indirizzare il pubblico non equivale anche a deresponsabilizzarlo? Ma il pubblico ovviamente ama ciò che è forte, ciò che è terribilmente espressivo, sia in senso anche istrionico, oltre che orribile. E dunque è come se voi in qualche modo vi piegaste alle esigenze di un pubblico e non aiutaste questo pubblico invece a ragionare e riflettere, perché poi siamo in grado anche di riflettere noi spettatori. Possiamo dire che come esiste Photoshop per le fotografie, esiste una sorta di Photoshop per i titoli con cui insomma dosare il carico emozionale delle notizie. Su questo siete bravissimi. Oppure censurabilissimi. Va bene, andiamo avanti con un giro di scelte. In montagna il termometro non è ancora sceso sotto lo zero, neppure a 3.000 metri, ma il sole e il caldo fuori stagione hanno ormai le ore contate. Tra venerdì e domenica è in arrivo una nuova perturbazione Cassandra che porterà un'ondata di freddo invernale con molte piogge e un brusco calo delle temperature. La crisi del PDL, Cicchitto o Berlusconi o le primarie, ma bisogna uscire dallo stallo. Sondaggio del TG3 sulle possibili scelte del centrodestra. Le due storie dall'accento napoletano. La RAI sospende il giornalista che a Torino, ponendo una domanda, ha detto i tifosi napoletani puzzano. A Napoli resta invece per ora al suo posto quel prefetto che venerdì scorso aveva rimproverato il parroco anti-Camorra per aver chiamato signora il prefetto di Caserta. Lance Armstrong, una carriera cancellata per doping, tolte al corridore americano le 7 vittorie al Tour de France. Targhe coperte di fango, inclinate, corsie preferenziali, tutti i trucchi dei furbetti per ingannare l'auto velox, illegali e il più delle volte inefficaci. Si rischia anche il carcere. Il giro delle scelte è uno di quelli che a casa, professore, ci dicono apprezzare di più, anche perché è quello che un po' ci aiuta a svelare l'anima di ciascuna testata. Faccio un esempio, l'anima molto politica del TG3 che va a vedere in casa del PDL, mentre si parla molto di primarie nel centrosinistra, va a vedere appunto in casa PDL dove forse si inizia un percorso che porterà alle primarie. Per esempio viene fuori l'anima invece molto centrata sulla cronaca del TG5 con i furbetti dell'autovelox e, se vogliamo, come dire, salire o scendere di un livello nella furbizia, il TG1 invece punta la sua attenzione su Armstrong che perde tutte le maglie gialle. Sì, questo è il grande menù che gli italiani hanno a disposizione, perché ognuno di noi poi gradisce delle cose, chi ha più bisogno di riflessione gradisce una riflessione e invece notizie più nazionalpopolari o più stimolanti in qualche modo attirano altri tipi di attenzioni. Direi che è interessante questo dei furbetti, no? In qualche modo questa attenzione che vediamo sempre più rispetto a coloro che infrangono le regole, questa tendenza a indignarsi un pochino di più, questa tendenza a non far passare
come dire, le furbate delle persone in un momento di crisi in cui tutti pagano qualcosa, non farle passare così liscio. Tra l'altro proprio questa parola furbetti, che quasi un po' è un ammicco per chi riesce a farla franca, mi ricordo che proprio il presidente Monti ebbe a censurarla, perché dice appunto il nostro presidente quasi si strizza l'occhiolino con questa parola a chi non è furbo in realtà, ma pone in essere comportamenti criminali, delittuosi. Sì, è vero, direi che in qualche modo stiamo cambiando stile. In qualche modo stiamo cercando di recuperare una dignità della legalità, una dignità del buon agire, del buon essere, del buon fare. Dicevamo dei titoli che rispecchiano l'anima della testata. Beh, la 7, come dire, si rispecchia nel suo direttore Mentana, Maramaldo, che ha il gusto della battuta, dell'accostamento irriverente. In questo caso accosta il giornalista Rai, che è stato, mi permetto di dire, giustamente sospeso per quel servizio infelicissimo a margine di Juve-Napoli, e invece il prefetto di Napoli, autore, protagonista di una polemica, come dire, verbale, semantica, con un parroco. Beh, il prefetto di Napoli ci ha sorpreso un po' tutti. Il suo insistere su un aspetto un po' ingessato rispetto al problema che era in gioco è stato sorprendente, e dimostra come di fronte all'indignazione dei cittadini, in questo caso di un prete, rispetto ad alcuni problemi, come a volte i dirigenti, la classe che dovrebbe prendere decisioni e soluzioni, è ancora ingessata, è ancora ferma su aspetti formali o su aspetti di occupazione, quasi arroccata piuttosto che agire. Vediamo adesso di che cosa hanno parlato i nostri colleghi europei. Ritirata la licenza ad una ricevitoria di Luasa, accusata di aver incitato un giocatore compulsivo a puntare fino a 16.000 euro a settimana, il ragazzo ha finito per suicidarsi. Lance Armstrong perde le sue 7 vittorie al Tour de France. La Commissione Mondiale Antidoping ha cancellato tutti i successi nel Tour dell'Americano a causa del doping. Iñigo Urkullu è il vincitore delle elezioni nel Paese Basco. Il PNV è stato il partito più votato, ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Il direttore di Newsnight si fa da parte 24 ore prima dell'interrogatorio del direttore generale della BBC concernente la gestione dello scandalo relativo agli abusi sessuali perpetrati da Jimmy Savile. Professore, mi colpisce la notizia francese, un risvolto tragico del fenomeno della ludopatia, della dipendenza dal gioco, che è un po' uno dei suoi settori di interesse. Sì, direi che il gioco patologico è davvero un'emergenza, non ce ne rendiamo forse conto di quanto bruciamo nel gioco patologico in modo particolare, che drammi ci sono dietro di questo. E viene un po', come dire, da piangere pensando al fatto che noi non siamo stati capaci di impedire che luoghi di gioco davvero d'azzardo siano troppo vicini alle scuole o ai luoghi di aggregazione. Ecco, noi non siamo capaci di vincere una lobby potente come quella del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo non è affatto un gioco, possiamo dire così. Il gioco d'azzardo è morte, della persona, è morte nelle relazioni interpersonali, è un demone che schiavizza le persone e fa danni incredibili. Grazie al professor Tonino Cantelmi, con TGTG ci vediamo domani alla stessa ora. Arrivederci. In un posto dimenticato, da qualche parte del mondo, qualcuno, aprendo gli occhi, si chiede che giornata sarà. Qualcun altro sta pensando che il sole questa sera non dovrebbe mai tramontare. Oggi un eterno adolescente ha nascosto distinto il suo primo capello bianco. Una giovane sposa continua